Buongiorno a Serenella Salomoni.it, eccoci, eccoci. Buongiorno, buongiorno. Che sento rumori. Beh, io mi sto per riparare. Senti rumori. Sento rumori. Sono in studio che sto aspettando un paziente, oh, per cui guarda. Allora, intanto siamo noi i pazienti per ora. Ecco, allora, abbiamo detto ipocondria. È una cosa che le persone ipocondriache, un'ultima domanda la faccio dopo, ma. Come si diventa soprattutto, ma o si nasce, o come funziona? Ma sai, hai ragione, perché sembra che parlino di ipocondria per figure materne iperprotettive che portano il bambino alla convinzione di essere una persona fragile, vulnerabile, sì, oppure aver vissuto nell'infanzia delle malattie gravi, sia lui che persone di famiglia, per cui questa cosa continua a girare come una specie di spada di Damocle sulla testa. È un dal DSM-5, che è il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, rientra nei disturbi da sintomi somatici e viene definito disturbo d'ansia da malattia. Quindi in effetti è una grande ansia, no? L'ipocondriaco è colui che è sempre convinto di avere una malattia, anche quando va dal medico, quando esce dal medico. Io mi ricordo dei miei pazienti, non gli ho detto tutto, forse non mi sono spiegato bene, forse, per cui ritornano dal medico, vanno, cambiano specialista. Ma tutto questo, la cosa, Barry, è che poi ricade molto anche sulla coppia, sulla famiglia, perché la persona ipocondriaca è solo puntata verso il suo corpo, la sua malattia. Quindi nella coppia non c'è eros, non c'è desiderio, la sessualità difficilmente viene vissuta bene. Quindi intendo dire che anche i rapporti lavorativi possono essere un luogo dove lo stress da lavoro e tutte queste cose qui portano queste persone ad essere ancora più in ansia, e quindi è molto pesante. E si guarisce? Si può guarire? Ma guarda, si può guarire, intanto ci sono molte forme, perché diciamocelo chiaro, chi è che di noi non è un po' ipocondriaco? Sì, infatti, qui lo volevo arrivare, Lo siamo un po' tutti, no? Chi è che non conosce un amico, c'ha un figlio, qualcuno che appena succede qualcosa, oddio, vado da questo medico, da quell'altro. Però insomma, è vero, ipocondriaco. Abbiamo avuto degli esempi famosi, Barry, da Carlo Verdone a Woody Allen, a Andy Warhol, a Darwin, a Hitler, cioè gli ipocondriaci nella storia ce ne sono stati tanti. Okay. Però intendo dire che dipende, e quando è molto grave si va dallo psicoterapeuta e dallo psichiatra per i farmaci. E avanti. Grazie Serenella, buon weekend, a presto. A voi, buon weekend, baci baci.